Bentornati su Tutto Xbox, il primo video di gameplay at the show 22, Major League Baseball 22 the show su Xbox Serie S. Questa è la versione ottimizzata per Xbox Serie S, non Xbox One in emulazione. Just about set to go, and on the hill in this one, Max Fried. Very solid starters, versione Serie S e Serie X ovviamente. Su Serie S abbiamo una risoluzione minore, non 4K, ma siamo sui 1080p di risoluzione. Rispetto alla versione Xbox One notiamo subito un maggiore dettaglio dei giocatori. Bene, quindi come prima cosa, allora, The Show è un gioco molto, è una simulazione molto molto complessa, però anche molto personalizzabile. Quindi ognuno può regolarsi il gioco un po' come vuole. Ora adesso noi andiamo a fare delle modifiche, perché la telecronaca ci dà leggermente fastidio, perché dovete sentire la mia bellissima voce. La telecronaca è in inglese, fatta molto bene, sembrerà di essere guardare una partita vera. Ci sono molti sistemi di lancio e battuta. Si può tranquillamente. Questa non è una video recensione, ragazzi. Questo fa parte dei test di tutto Xbox. Semplicemente valutiamo per un breve periodo di tempo il gioco per vedere le differenze tra le piattaforme, vedere come gira, se tutto va bene a livello di fluidità. Particolari curiosità, non è una video recensione. Per le recensioni rivolgetevi su altri canali, o magari la faremo, chi lo sa. Comunque non è questa la sede. Ovviamente ci giochiamo, ci godiamo la grafica, ma non facciamo valutazioni. Questo è il tutorial, vedete, molto didascalico. Il gioco è uno dei migliori franchise sul baseball attualmente, possiamo dire il migliore, perché non è che ci sono grandi concorrenti, a dire il vero. Sony ha un po' il monopolio delle simulazioni di baseball, ed è una cosa fantastica poterla avere a disposizione su Xbox, proprio perché è andato multipiattaforma. Era un'esclusiva di piattaforme Sony. Adesso io vorrei comunque, anche a favore di presentazione, vorrei la camera non rivolta verso il battitore, ma vediamo se mi riesce, perché pare di no. Pitching only, vediamo. Va bene, volevo cambiare la camera, ma non
fa un po' quello che vuole. O magari sbaglio qualcosa io. Vabbè. Comunque la telecronaca l'ho disattivata, come avete visto. È fatta molto molto bene, ovviamente, per tutti gli appassionati dello sport. Con la telecronaca attiva sembrerà veramente di guardare una partita vera. Ovviamente qui si decide il tipo di traiettoria dove la palla andrà. Ad atterrare, diciamo così, non è il termine più adatto. Bene, la CPU suggerisce una palla veloce. Vediamo se possiamo ingannare il battitore con questo ball. Non l'abbiamo ingannato. Il pubblico è fantastico, c'è una varietà di pubblico, magari nei primi piani non tanto, ma ok, suggerisce sempre una fastball. Bene, questa volta è lui che ha fregato noi, forse è proprio così. Non vedo la palla. La prima base è già stata conquistata sicuramente. Eccolo qua. No, la seconda base addirittura. Abbiamo veramente giocato male. È facile o difficile? È difficile, ragazzi, è difficile. È una simulazione, non si scherza. Bisogna giocare bene, altrimenti la CPU ci farà a pezzi, proprio senza pietà. Come vedete, si sono già conquistati la seconda base. Non so che è successo qui. Un momento un po' imbarazzante per tutto Xbox. Bene, vai. Si sono beccati anche la prima base. Che tragedia. Proviamo una palla curva. Ragazzi, è difficile. È difficile, veramente. Questa, non lo so, lo vedo veramente brutta intenzione. Proviamo un ball, ma lo vedo scaltro, lui è, no, infatti no. Non lo freghi assolutamente. Bene, ragazzi, io non voglio dimostrare quanto sono bravo a giocare a questo gioco, perché non è né un video di gameplay puro né una video recensione, ripeto. Valutiamo il livello tecnico. Niente, questo battitore, ragazzi, non si frega, eh. Adesso sicuramente io mi farò prendere da nervosismo. E sarà a quel momento in cui, oh, uno strike, attenzione. Incredibile, dopo 700 tiri sono riuscito a eliminare il primo battitore. Guardate che agonia è questa. Questa è un'agonia, cioè veramente. Credo che sono a livello default normale, è veramente difficile. Io di giochi di baseball ne ho giocati diversi, ma questo forse è uno dei giochi più difficili, perché guardate, ho eliminato solo un battitore e provo un ball, ma ha funzionato, però è andata in fuori. Vediamo, forse questo lo possiamo fregare con dei ball, ma no. Vorrei liberarmi della CPU e passare quantomeno alla battuta, ma sembra un'impresa impossibile. Bellissimo strike. Mi faccio i complimenti da solo. Oh, via. Finalmente un po' di gloria. Carrellata sul pubblico. Stadio ricreato in maniera impressionante.
sto registrando a 1080p, quindi dovreste godervi il gioco in tutta la sua bellezza a 1080p, esattamente come uscirà su Xbox Series S. Ripeto, siamo su Series S. Bene, finalmente siamo alla battuta. Bellissima inquadratura, molto immersiva. Bene, vedete, graficamente non è superlativo, perché si vede che è un motore old gen. Questa te la prendono al volo e mi eliminano. Perfetto, così, bene. Zoomata su. Però abbiamo sbloccato un obiettivo. Ugly Finder. Oh, oh my, oh my. La CPU non dà respiro, ragazzi. Proviamo così. Niente, niente, io proprio specialista nel tirare la palla in mano ai difensori. Comunque i modelli sono molto belli. Punta tutto sui modelli poligonali dei giocatori. Il motore si vede che è un old gen, un cross gen, via, diciamo così, un cross gen tirato a lucido. Bene, questa è andata. Vediamo se conquisto la prima base. Sembrerebbe di sì. Attenzione, errore. Errore della CPU, inaspettato. La faccio io la telecronaca. Diamo anche un replay. Quindi non superlativo, ma molto pulito. Texture dell'erba, insomma. Però modelli poligonali belli. Parte la conquista delle basi. Finiamo questo turno. Questa finisce male, lo so. Questa finisce male. Mamma mia. Ok. Bene, ragazzi, finisce qui questo piccolo video su The Show. È bello, sicuramente bello, pulito, non stupefacente, non disegnato per le console di nuova generazione, ma si vede bene, il gioco si gioca anche bene. È la migliore simulazione di baseball in circolazione. Quindi grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, supporto, consigli, opinioni accettiamo volentieri. Basta che vi facciate sentire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da tutti Xbox.